La vita è una corsa. Devi saperci stare dentro. Giulia, 30 anni, capelli neri, occhi verdi, 1,63. Attrice. In uno dei miei pensieri magici, credevo che essendo stata sfigata nella vita, mi spettasse di diritto avere successo perlomeno nel lavoro. Ma proprio questo lavoro ti dovevi cercare? Non è che tu lo cerchi o che lui cerca te. Te ne innamori. Succede. E perché? Perché è l'unica cosa in vita mia di cui io non ho mai avuto dubbi e sono un'indecisa patologica. Lo chiamano dubbio patologico gli psicoterapeuti ed io ero così fin da bambina. Quando mi chiedevano la fatidica domanda che cosa vuoi fare da grande, io entravo in crisi perché volevo fare tutto. Io volevo fare la fioraia, la maestra, l'astronauta. E allora andai, avevo 7 anni da mio padre, me lo ricordo come se fosse ora, e gli dissi: papà, ho deciso, voglio fare l'attrice, così posso fare tutti i lavori del mondo. Andò proprio così. E poi continuai con quest'idea. Una cosa che non mi sono mai spiegata è perché se vuoi fare l'attrice ti devi quasi sentire in colpa, come se fosse un peccato sognare. E allora la gente rispondi: no, ma a me non interessa, è un mondo, io lo faccio così per passatempo. Bugiarda. Eccoti lì su internet a cercare tutti i provini su lavorare nello spettacolo come una tossica e a prendere il treno della speranza a rincarare la dose. Io mi sono perfino attinta i capelli di nero e anche lì me la sono raccontata, ho detto è per cambiare stile, ma se li ho di capelli neri, la verità è che cercavano un personaggio, Coco Chanel, e pensi di aver avuto l'idea originale, capelli neri, rossetto rosso, il vestitino anni 40, quando sono arrivata eravamo 20 brutte copie di Coco Chanel, ridicole direi. E poi ultimamente guardavo negli annunci, cercasi attori non attori. Allora ti presenti e inizi a guardarti intorno come se fosse la prima volta. Ma cos'è quella, una macchina fotografica? Perché io la prima volta faccio un'impiegata e se ti prendono? Mi è successo. Sono andata al cinema orgogliosa, mi sono seduta in pole position. Primo tempo. Secondo tempo, merda, ma nemmeno nei titoli di coda mi hanno messo. E certo, no, ti hanno tagliata. Potrei però pensare al doppiaggio. Shh! Non si può nemmeno nominare la parola doppiaggio. Lì non entrerai mai. Ci sono le caste. Mamma mia, sembra il nome di una malattia infettiva. Caste. La verità è che la corsa al successo non è uguale per tutti. Quando nasci in provincia e sei la terza di 3 fratelli, orfana di padre, e hai la macchina e l'affitto da pagare, la tua corsa è un po' più complicata verso il tuo sogno. Viaggi in seconda classe sul treno regionale e ti chiudi in bagno per cambiarti e truccarti perché hai corso con le scarpe da ginnastica per prendere quel treno. E sei lì che sudi perché c'è la telefonata del tuo datore di lavoro che vuole sapere dove cazzo sei, visto che non ti ha dato il permesso. Comunque io in questa corsa ci voglio rimanere perché ci sto bene e perché questo è il mio destino. Correre, correre, sperando di non ritrovarmi come quelle donne di mezza età sul tapirulan che corrono tutto il giorno e si ritrovano sempre nel solito punto. Grazie. Ciao, sono Giulia Lorenzelli, ho 32 anni e parlo spagnolo, inglese buono. Mi sto facendo un corso accelerato, tant'è che l'ultima volta ho fatto un provino a Torino ed ero stata scelta dal regista, ma mi ha fregato l'inglese, quindi io faccio teatro da 17 anni, sono nata amatoriale ma con delle persone veramente valide. Ho studiato a Bologna e poi mi sono un po' specializzata con Danny Lemo, che è un regista dell'Actor Studio, una persona splendida da tutti i punti di vista, soprattutto umano. E sì, e, ho portato questa, sono un po' indecisa, allora nell'indecisione ho portato una cosa che ho scritto io, perché una passione che ho è quella di scrivere, da sempre questo. E quindi mi sembrava carino
L'ho scritta, devo dire la verità, in poco tempo, ma erano idee che fermentavano forse da anni. E poi sono i racconti che faccio di solito agli amici e li ho scritti su carta.